Ciao ragazzi, buonasera a tutti, sono Marco e sono un giovane di 25 anni in cammino, come tanti di voi. Questa sera, dopo aver ascoltato la riflessione su Sant'Antonio e dopo aver pregato il rosario, ho nel cuore qualcosa da voler condividere con tutti voi. Questa figura di questo santo ha aperto in me una riflessione bella, cioè vedere come nel cuore di Sant'Antonio era sempre attiva la domanda sul senso della vita, ma ancor di più il desiderio di andare in profondità nelle cose, ecco, non fermarsi sulla superficie, ma scavare, perché quella sete del cuore che aveva potesse essere proprio colmata dall'amore di Dio. E Sant'Antonio è stato un giovane molto coraggioso e mi piace dire davvero tenace nel perseguire i suoi sogni. Allora, il fioretto per questa sera, che vorrei condividere con voi, può essere proprio questo: chiedere al Signore la grazia di essere tenaci nel perseguire i sogni, così come lo è stato per Sant'Antonio. Stasera, allora, prima di chiudere gli occhi, di andare a dormire, pensa al sogno della tua vita, pensa al desiderio più grande che ti porti nel cuore. Prenditene cura da oggi. Ripensalo, custodiscilo, perché è davvero importante, perché il Signore ha messo nel nostro cuore un sogno, un desiderio grande, affinché davvero possiamo vivere in pienezza. Ecco, questa sera non andiamo a letto senza averlo ripensato e così, pian piano, giorno dopo giorno, possiamo imparare a prendercene cura. Allora, auguro a tutti voi di rientrare nel proprio sogno e di poterlo vivere fino in fondo, così come ha fatto Sant'Antonio. Buona serata a tutti.